Col taglio del nastro è partita questa sera nel villaggio commerciale Nuovo Borgo la manifestazione sul Mona Sposi. Nelle gallerie del centro commerciale hanno preso posto espositori provenienti da tutto l'Abruzzo e anche oltre, parrucchieri, estetisti, fotografi, sartorie specializzate, agenzie di viaggio, ristoranti, eccetera. Insomma, tutto quello che può servire nel giorno più importante della vita delle persone ed anche in seguito, ad esempio per l'arredamento della casa. Nella galleria principale è stato allestito un palco dove si sono esibite allieve giovanissime, alcune addirittura bambine di alcune scuole di danza. La manifestazione dura 3 giorni ed ogni giorno il nutrito programma prevede eventi connessi all'evento principale Sposi. Ad esempio domani sabato si terrà la rappresentazione di un matrimonio rinascimentale con figuranti ed attori. Domenica il momento clou della manifestazione, la Bella d'Italia. Quello che ci sorprende piacevolmente è che la manifestazione ha come organizzatrici principali 3 ragazze veramente in gamba: Antonietta Santavenere, Emma Carfagnini e Fiorenza Quadraro, che si è assunto ovviamente il compito di dare voce all'intera manifestazione. Qualcuno l'ha definita la voce. Antonietta Santavenere ci ha spiegato i particolari di queste 3 giornate di festa al Nuovo Borgo. E abbiamo dato il via a questa kermesse di musica, ballo, spettacolo, eventi culturali e altri eventi altamente a scopo umanitario. Chiuderemo in bellezza con la bellezza, cioè con la tappa della Bella d'Italia. Quindi in questi 3 giorni abbiamo già assistito alle esibizioni delle scuole di ballo, la Music and Dance e la Top Club, che si stanno ancora esibendo. Invece domani avremo un appuntamento molto importante e particolare: ci sarà la rievocazione del matrimonio rinascimentale a cura della giostra cavalleresca di Sulmona e De Borghi e Sessieri. E la domenica concluderemo questi 3 giorni di kermesse con la tappa della Bella d'Italia, quindi avremo altra musica, spettacolo, appuntamento con la vera bellezza e tante altre novità. In più, sempre l'appuntamento fermo con l'asta e con la beneficenza per Iaia. E sono il presidente della Soul Partnership e vi aspettiamo in questi 3 giorni al nostro evento, spero numerosissimi. E programmiamo di organizzare tantissimi altri eventi a cui speriamo che partecipiate tutti quanti.